amici di Pedi Pedi, ciao e benvenuti a questo nuovo episodio, questa nuova puntata di Pedi Pedi, dove facciamo conoscere dei personaggi, degli ospiti. Oggi abbiamo un ospite che ha a che fare con l'arte ed è una donna. Non vi voglio dire nient'altro, ora non so, solitamente le donne sono in ritardo, vediamo se questa volta riusciamo a sfatare questo mito, vediamo se quindi non è vero che le donne sono in ritardo. Ciao, è puntualissima. Mannaggia, volevo fare la cosa, è in ritardo le donne, invece vedete? No, eccola qua, è all'agio. Ciao caro. Allora, ora si presenterà, intanto si sistema, mette la cintura, noi partiamo. Cintura per forza. Allora, sì. Precisi, dobbiamo dare l'esempio. Ecco qua. Allora, ci siamo, possiamo andare? Sì. Guarda, ti dico un'altra cosa, ho portato un amico, che poi daremo il nome, non so che nome daremo. Non lo so, pallino, buh. Allora lo mettiamo. Pallino, cazzo. Allora, siccome il nostro giro dura circa un'ora, noi lo mettiamo a 55.000. No, è quello proprio. È proprio quello di cucina. E lo mettiamo qua. Lui pallino ci segnerà questi 55 minuti in compagnia di Eva Farinella. Va bene, noi partiamo, andiamo pedi, andiamo nella nostra città. Allora, Eva. Io dico sempre all'inizio di ogni ospite. Mi spoglio che succede? Sì, c'è un po' di caldo. Io devo dire la verità, pensavo dovesse esserci un po' più di freddino, invece no, si sta. Un tempo che non ti capisco. Si sta bene. Allora, aspetto che ti sistemi. Allora, io la prima cosa che chiedo agli ospiti è quello di definirsi, dare una definizione, dire che cosa si occupa, cosa fa, ecco. Allora, ma tu liberamente, non ti preoccupare perché noi siamo qua senza nessun. Possiamo parlare di tutto ciò che vogliamo, ma però prima vogliamo sapere cosa fa Eva Farinella, di che cosa si occupa. Allora, insegno danza, giusto? Ti dicevo che faceva parte del mondo dell'arte, quindi. Ecco, insegno danza sia nella mia scuola privata, CS di Movimento Creativo, e sia anche al liceo coreutico, anche se non sono stabile, per ora faccio tappabuchi perché sono in graduatoria e quindi quando c'è da supplire qualcuno, quando hanno bisogno, sì, all'occorrenza, sia qui che a Palermo, insomma, ho fatto un po' di supplenze. Ecco, tu sei forse è brutta la parola, ecco, di una storica del ballo, cioè una storica, attenzione, no, cioè nel senso che tu fai questo da tanti anni, sì, attenzione. Sì, sicuramente, ne ho viste tante, ho visto crescere tante ragazze che adesso sono diventate anche donne, è un bel lavoro, bello, ha soddisfazioni, delle volte no, vabbè, come del resto tutti i lavori. Penso, ecco, tutti, poi specialmente, guarda, se si parla di arte, tu sai benissimo che la danza è una cosa molto difficile, molto difficile per i ragazzi, è molto difficile apprenderla, ci vogliono delle doti, è un'arte, ma devi avere il fisico allenato, ecco, di uno sportivo, quindi sì, non è una cosa semplice, soprattutto la danza classica. Cioè, prima devi avere una preparazione, diciamo, fisica, cioè nel senso, per esempio, il cantante, voglio dire, cantante puoi essere magro, grosso, basso, puoi fare il cantante, per fare, per esempio, la ballerina, devi avere. Allora, diciamo che la base sono le caratteristiche, ci vuole, ecco, il talento, la predisposizione, chiamiamola come vogliamo, quello ci è la passione, anche negli sportivi, esattamente, molta passione. Però, ecco, a differenza di, non lo so, di un calciatore, di un cestista, di uno sciatore, ovviamente se il calciatore non ha esattamente uno sguardo che ti buca l'obiettivo, non ha importanza, o una gestualità. Cioè, è sempre stato risaputo, per esempio, Alberto Tomba, quanto ha vinto, l'impossibile. Però dicevano tutti, anche soprattutto gli addetti ai lavori, che non scendeva con un bello stile. Sì, il danzatore, sì, era, no. Il danzatore certo deve avere. Cioè lo sportivo si deve fare. Si deve fare centro, deve fare il punteggio. Il danzatore no, deve essere prima un artista e un attore muto. Deve arrivarci. Deve anche, diciamo, anche. Sì. No, vogliono
facciamo passare per forza, li facciamo passare. No, voglio dire, ci vuole anche carisma, perché chiaramente stare su un palco devi avere, cioè devi trasmettere anche qualcosa, tutto, come dicevi appunto, anche in maniera muta, anche sì, è un po' di magnetismo. Esattamente. Devi avere lo sguardo, devi avere la gestualità, devi avere tutto. Talento, la bravura tecnica che si ottiene ovviamente con lo studio, col tempo. La danza non è per chi ha premura, sicuramente devi avere tempo a disposizione e dedizione per quello che fai. Poi per esempio, guarda, io ho notato, ci sono molte, io proprio da profano, proprio zero, io proprio ballo, guarda, se metto a ballare io, dai, proprio, dai, carino. Ho notato per esempio una curiosità che penso che magari molti si fanno sul mondo della danza. Per esempio si vedono tante ballerine famose, pochi ballerini. Se tipo che se io per esempio conosco Roberto Apolle, non so se ce ne sono altri più famosi, ma penso che lui sia più famoso italiano, dico. Esattamente, anche lui ha fatto anche televisione, poi è molto bello, è molto famoso, sì. Perché, ma soprattutto perché ha fatto televisione, ma ce ne sono tantissimi altri. Diciamo quello più commerciale forse, allora, perché io lo conosco anche io, pur, sì, non, sì, pur non seguendo, sì, la danza. Sì, quindi... ha fatto pubblicità, ma ce ne sono tanti altri che soprattutto che lavorano fuori, sono all'estero, perché purtroppo la danza, come molte cose in Italia, non funziona. Ma guarda, ti faccio un raffronto. In Italia quanti teatri ci sono con il corpo di ballo e con il balletto? Sono rimasti la Scala di Milano, il Teatro dell'Opera di Roma e il San Carlo di Napoli. Lo sai quanti ce n'è in Germania? Hanno chiuso l'Arena di Verona, hanno chiuso il Maggio Musicale Fiorentino. Sai quanti ce n'è in Germania? 60. Questo è il rapporto. Ed è strano perché diciamo l'Italia è sempre stata, diciamo, declamata come decantata come la sì, terra, sì, degli artisti, ma tu lo dei sai poeti, che è uno dei più antichi teatri del mondo è il San Carlo di Napoli, più antico ancora della Scala. Però io dico una cosa, io pur essendo un artista nel mio piccolo, io mi rendo conto che per esempio nel campo per esempio musicale in Italia ormai la musica, diciamo, stampata è morta. Io per esempio mi rendo conto, stiamo parlando di un altro genere di arte, sì, ma sì, noi sì, la trasmissione è proprio collegati. Bravissimo. E io ho notato per esempio una cosa, che in Francia per esempio c'è una legge dove impongono il passaggio dei brani in radio, nelle radio nazionali, almeno mi pare, non se ricordo, poi magari andiamo a approfondire poi sul web, del 75%, cosa che chiaramente non avviene qua in Italia, perché se noi andiamo ad ascoltare qualunque network nazionale, contiamo 10 brani, su 10 brani troviamo al massimo una canzone, addirittura ci sono network che non passano brani italiani. Perché questo? Perché c'è questo nazionalismo, diciamo, che è costruttivo, perché per esempio in Francia ho visto che ci sono un sacco di tanti francesi che noi sconosciamo, proprio vedevo nomi di però che cosa succede? Che se tu chiaramente vai ad obbligare tre quarti di passaggi radiofonici di produzioni locali, è chiaro che bisogna produrre. Certo, quindi io la cosa che mi sono sempre chiesto, perché in Italia non si vede, e mi ricollego al discorso della danza, perché in Italia non si fa un discorso serio sull'arte. Vabbè, si potrebbero fare tanti discorsi, come non si fa un discorso serio sul turismo, eccetera, eccetera. Però diciamo, noi siamo artisti e buttiamo la nostra. Non lo so, l'Italia disdegna tutto quello che ha importante, che all'estero ci invidiano. Sai quanti danzatori vanno all'estero e sono apprezzati presso i teatri esteri? Perché sono artisti, sono più artisti dei loro artisti, perché hanno una sensibilità diversa. Ma poi anche il Made in Italy, l'italiano è sempre stato la moda, la voglia. Cioè io questo, cioè mi sono sempre chiesto questo, perché non si fa un ragionamento serio su questo? Poi chiaramente pensi che non si fa un ragionamento serio neanche cose molto più importanti, allora dici vabbè, abbiamo capito, lasciamo perdere. Però molti quando... Io e te oggi non risolviamo niente. No, assolutamente, noi stiamo facendo una chiacchierata in macchina, così come si fa solitamente, anche perché la trasmissione pedi è proprio questo, proprio andare in giro pedi, chiacchierando, come capita a tanta gente, attenzione, parlare, poi magari sai, non ti nego che parlando escono fuori anche delle belle idee. No, perché
ti dicevo, aspetta un minuto, ho perso pure il filo del discorso. La campagna. No. No, dicevo, per esempio, molta gente quando fanno quelle affermazioni assurde che dicono ma con l'arte non si campa, con l'arte non si campa, invece non è vero, perché ci sono zone dove proprio l'arte è quella che porta i soldini, cioè le grosse manifestazioni. Quindi è secondo me un problema di organizzazione. Sì, soprattutto. Io, modestamente. Certo, poi fra le arti c'è quella che porta più e quella che porta meno, certo. Anche perché ci sono arti più popolari e ci sono arti più di nicchia, e quindi è ovvio che richiamano meno persone. Ma qui stiamo parlando sempre dell'Italia. Se vogliamo ritornare alla danza, la danza in Russia è una delle arti più apprezzate. Assolutamente. E i teatri sono sempre pienissimi quando fanno il balletto, come qui lo era per l'opera. Qua il calcio, che quando fanno le partite. Beh, almeno c'è questo. Però ti devo dire una cosa, io per esempio la danza, io non ma tu sai, scusami se ti interrompo, proprio perché hai nominato il calcio. Lo sai che ci sono più i ragazzi in Italia che studiano danza che quelli iscritti alle scuole calcio? Ma almeno 30.000 in più. Questa non lo sapevo. È una chicca, sì, che noi diamo anche perché per esempio sono molto di più, e nonostante questo però il calcio ha questa. Il calcio ha, io tra l'altro io proprio sport sono zero, io non seguo nessun tipo di sport da sempre, perché non lo so, non sono stato conteggiato da questa. Però per quanto riguarda la danza, per esempio quella io. Sì, la danza si deve. Vabbè, devo essere sincero, c'è stato un periodo che ho pure parlato. Avevo 16 anni, ero un quarto. No, voglio dire che la danza però ha diversi tipi, diciamo, di danza che possono anche andare a. Diciamo a colpi. Io per esempio l'altra volta vedevo una trasmissione che facevano su una piattaforma satellitare. Che non diciamo per non fare pubblicità, perché non è che ne pagano, che ci interessa, noi diciamo piattaforma satellite, ed era tutto sulle scuole di ballo, e io ti devo dire le ho seguite bene, perché ho visto un modo di fare danza che per me era veramente diverso, quindi ecco, la forza della danza è anche quello, cioè di avere diverse sfaccettature, come può essere, attenzione, come può essere la musica, come il cinema. Quindi non è che la danza, quando senti danza, senti semplicemente danza classica. Ma assolutamente no, ma a parte che la danza nasce con l'uomo. La danza è stata propiziatrice, certo, per l'uomo preistorico, l'uomo ha sempre ballato. La danza per la pioggia. La danza per la pioggia di Sioux. Sì. L'uomo ha sempre ballato, una nascita, un matrimonio, ha sempre ballato. Senti, addirittura anche per dei funerali. Allora, ascolta, ti faccio la domanda classica. Allora, visto che si è sempre ballato, cioè tu quando hai iniziato, quando hai sentito questa fiamma dell'arte, della danza, la fiamma, vuoi che parolone? Quando è iniziato? Raccontaci. Allora, un po'. Io ho iniziato piccolissimo, avevo 4 anni, ma ovviamente non era una fiamma. Poi ti dico, adesso una bambina di 4 anni con tutto quello che vede, televisione, tutto quello che c'ha, allora può dire alla mamma, mamma voglio fare danza, ma ai tempi una bambina di 4 anni, c'era questa scuola di danza, tra l'altro possiamo dire che maestro ha chiamato mia madre, perché mia madre aveva questa cosa della danza che le piaceva da morire, e ha chiamato, diciamo, uno dei migliori che ai tempi stava a Palermo, quindi andava e veniva. Perché allora non quale... è che c'erano tutte queste scuole di danza? No, qui non c'erano. No, ma assolutamente. No, ma anche a Palermo c'erano pochissime, c'erano state 2 o 3. E, tanto che prima di venire, questo maestro disse, poi ce lo disse dopo, ha detto, dice, ma chissà questa signora che figlia racchia avrà per portare la danza al proprio mulino, a casa propria. E poi invece niente, si è scoperto che insomma ero abbastanza talentuosa, ma ho proseguito così in maniera molto soft. Poi quando sono diventata più grande, sono andata fuori, ho cominciato a vedere quello che c'era. Hai avuto possibilità di uscire? Sì, certo. Sì, e poi ho studiato, ho fatto all'Accademia Nazionale di Danza, che adesso è una laurea a tutti gli effetti.
e che ti dà tanto il metodo per insegnare, soprattutto quello, che anche, vedi, tornando a bolle, ti faccio bolle, io lo conosco, capito, così, per esempio, il nome che mi viene, cioè, tra insegnare ed essere un eccellente ballerino c'è una bella differenza. Se Bolle volesse tornare e insegnare alla Scala, lui dovrebbe fare un corso. Certo. Capito? Nonostante perché sia molto bravo, non ci vuole il metodo per insegnare. Certo. Devi insegnare soprattutto sempre la danza classica, soprattutto perché ogni movimento deve essere propedeutico a quello successivo. Certo. Invece molto spesso si parte sempre dalla danza classica, è un po' come nella musica. Io faccio sempre, bravissimo, musicista, se hai fatto la musica classica devi poi conoscere, al pop, anche perché molte cose moderne hanno molto della musica classica, quindi secondo te sarebbero stati i Rolling Stones senza Beethoven? Ma assolutissimamente è un percorso che si fa. A me quando mi dicono fai quattro nomi che farò fare anche a te per quanto riguarda la danza, anzi prima li fai tu, per esempio io ti dico fai tre nomi che sono stati fondamentali per l'evoluzione della danza, fai tre nomi. Ma a partire da quando? Da quando vuoi tu. Oddio. Vabbè, dai, Carla Fracci la conosco tutti. Nureyev. E lo conosco pure io. Quindi avrà fatto qualcosa di buono. Però forse non conosci Baryshnikov. Baryshnikov l'hai sentito? L'ho sentito, però se tu mi dicevi Baryshnikov io avrei detto può essere un filosofo, è stato un grande ballerino, è tutt'oggi vivo, ha fatto anche dei film, Solo a mezzanotte. Sì. Lui, ecco, vedi, per esempio Nureyev è stato un grandissimo, però se tu vai a vedere dei filmati di Nureyev, vedi un po' il lato vintage della danza, cioè ti accorgi che è una cosa di un certo periodo fa, che è un po' più vecchio. Se sì. tu vedi invece lo stesso periodo di Baryshnikov, lo vedi un po' più avanti, è sempre è attualissimo. È un po' come io faccio un parallelismo con il cinema. Se vai a vedere i film dei fratelli Marx, stiamo parlando del 1935, ti sembra che quelle battute, quel modo di fare con quella comicità sia fatta adesso. Sì. Quindi ecco, io riesco a capire questo tipo, perché ci sono persone che negli anni passati sono stati avanti. Sì, sì, questi sono i tre nomi. Io per esempio musicalmente potrei dire che i tre nomi potrebbero essere Mozart, Beatles ed Elvis. Ecco, diciamo quelli. Se voglio mettere un quarto, guarda, anche se un po' sembrerà strano, anche perché non rientra nel mio genere, però anche Michael Jackson, perché Michael Jackson è stato un innovatore sotto tutti i punti di vista. Il ballo è stato un innovatore nel ballo, canto, è stato un innovatore nello spettacolo, è stato un innovatore in tutto. Sì, quindi sì. Diciamo in un certo senso io lo ammiro per questo, perché è stato veramente un innovatore in tanto, negli arrangiamenti, nei suoni, è stato un grande, ecco, quindi ogni arte ha le sue colonne portanti, poi voglio dire, ognuno ha i suoi gusti, poi magari c'è i Beatles, c'è un ragazzo che non conoscono manco i Beatles, figurati, gente che fa musica, ragazzi che fanno ma musica, dicono, no, non è possibile. Ma invece è così, purtroppo è così, invece io lì condanno gli insegnanti anche a scuola, perché secondo me io vedi farei un'ora anche a settimana di arte varia, dove si parla di musica, di teatro, di danza, perché questa cosa non può far altro che migliorare le coscienze, come il modo di vivere, non so. Sì, ma io ho sempre sostenuto che se ci fosse al mondo più gente artista dentro che facesse arte di qualunque tipo, ci sarebbero meno guerre, caro Roberto. Sì, questo sì. Allora, l'altra volta io ho detto la stessa cosa parlando tra amici. Ho detto, sai, se si facesse più arte ci sarebbero meno problemi. E uno mi ha fatto notare, dice, ma per esempio Hitler era un pittore. Questa cosa mi ha un po' messo in crisi, mi diceva Hitler era un pittore, era un artista, cioè era uno che aveva l'anima artistica.
Beh, ti ricordo però, che ha dato ordine di non bombardare Ponte Vecchio Firenze. Beh, ma per perché forza. Era un estimatore dell'arte, ma era anche pazzo. Perché, vabbè, senza dubbio. No, ma a me questa cosa mi ha messo in crisi, perché effettivamente andava a demolire quella che era questa mia teoria, non solo mia, anche di altri, che questo l'artista ha l'animo, diciamo, nobile, quindi non va... Però sicuramente se tu un bambino, oltre che la matematica e tutto il resto, ti fai studiare, ha un poco di passione per quello che può essere il violino, la pittura, qualunque cosa. Io, secondo me è un passo avanti. Senza dubbio, lì vedi il problema, ritorniamo al discorso dell'Italia. Per esempio, in una riforma scolastica, io per esempio, come diceva, abbiamo detto con l'ospite precedente, dice se io forra sindaco, dice, quella, se io forra il ministro del... Della... Prima imparare l'italiano. No, ma no, no, la cosa faceva ridere perché... se forra il ministro dell'istruzione, perché tanto ormai anche il diplomato si può fare il ministro dell'istruzione, anche la terza media, ma appunto io per esempio una cosa che metterei proprio un'ora proprio di arte. Allora, però devo dire che con la riforma dei licei, allora i ragazzi studiano, adesso c'è il liceo della danza, il liceo coreutico, c'è l'indirizzo musicale, quindi non solo fino alla terza media, vanno oltre anche fino alla maturità, e c'è l'istituto d'arte, studiano sia per la moda che per la pittura, per l'architettura, quindi voglio dire, c'è un'evoluzione fortunatamente, sì, in questo senso sì. Però secondo me non è abbastanza perché si potrebbe fare di più, però ripeto, questo lo mettiamo nella lista delle tutte le cose che dobbiamo fare, anche con altri ospiti abbiamo parlato proprio di questo, di che cosa si poteva fare. Io per esempio una domanda che ho fatto anche a altri ospiti, per esempio se tu volessi fare qualcosa, una cosa per Caltanissetta, una qualsiasi cosa, cioè, però una sola, la prima cosa faresti? No, non mi chiedere questo, non lo so. Forse guarda, puoi dire qualcosa. Ci sono troppe cose. Poi se punto sulla lanza, dice, ma questa vede solo una cosa. Su altro. Allora, sì, c'è ecco, una cosa. Ecco, che non vedete, c'entra niente vedete, con la danza, quindi contenti bravo, tutti. Bravo. Caltanissetta ha tanto verde, tanto, ma è buttato un po' alle ortiche, nel senso che se fosse un po' più curato, guarda, potremmo avere veramente, non lo so, una bella città giardino, venire alla ribalta per questo. Mi sei piaciuta, bravo. Ecco, bravo, questo, io l'ho sempre pensato, addirittura una volta abbiamo avuto un battibecco con una persona che vive qua, ma è di Spoleto, ti lascio immaginare vabbè. Che bel posto che è. Quindi mi ha detto, ma dov'è sto verde? Certo, no, il verde c'è, solo che neanche lo vedi perché è bruttino. Non è curato, non è curato, ma guarda che ce n'è tanto, ci sono alberi dovunque, dietro i palazzi, dappertutto, sulle strade. E andrebbe. Certo, un po' curato. Vabbè. Ma questo da sempre, senza andare giunta di ora, no, assolutamente. Ecco. Allora, ascolta, quello che è proprio il verde è una questione di cultura. Io ho notato per esempio che spesso e volentieri anche sui social fanno anche dei gruppi, non solo, c'è stato anche a Caltanissetta per iniziativa dell'avvocato Cucciardo, che salutiamo, che ha fatto ho mandato delle foto anch'io, balconi fioriti. Allora, che io pure ho fatto le fotografie, però chiaramente quando tu ti vai a paragonare con altre realtà ti rendi conto che noi siamo praticamente niente in confronto a quello che sono altre realtà, cioè, perché il verde secondo me è una questione di cultura. Sì, sì, è vero. No, io addirittura ho visto anche in condomini con aiuole private, le aiuole abbandonatissime. Certo. Quindi non è neanche un discorso di dire l'amministrazione. È la carta straccia. È la carta straccia, quello è un altro discorso. Non tocchiamo questo tasto no. Perché non ti nego che a me a volte è capitato anche riprendendo, io l'anno scorso, pedi, io lo facevo
per strada, cioè camminavo proprio così, e ho visto un sacco di gente che buttava dal finestrino, che una cosa assurda. Ho fermato un tipo e quello mi ha detto, guarda, addirittura quello mi ha detto: ma io pago 800 euro di, lo dico proprio in siciliano perché rende di più, gli pago 400 euro di munnizza e piglia pulizia, capite? Invece è sbagliato questa cosa. Questo sai da dove parte, secondo me? Dal fatto di non ritenere la città come una cosa propria. Bravissima. La città è degli altri, non è tua. Ma sinceramente, allora vediamo se tu riesci a confermare quello che sento io, se è vero. È vero allora che manca un po' il senso d'appartenenza a questa città? È possibile, sì. Perché io non credo che a casa loro buttino le carte per terra, i cartoni e le pizze davanti ai portoni. Non devono brindare per un compleanno perché ci ritroviamo le bottiglie di spumante dovunque. Io infatti questi ragazzi, perché poi sono ragazzi, noi lo sappiamo, viene la regione, è bello perché è popolato dai ragazzi, io vedo anche i miei figli, ci sono, però spesso e volentieri vedi le lattine, quindi ragazzi. Allora tutti siamo stati da, ragazzi, tutti, però io mi ricordo, se finivo di mangiare un panino, io cercavo qualche posto dove buttare la carta. E non c'erano i cestini. E non c'erano i cestini, me lo inventavo. O me lo mettevo in tasca. Ma non lo buttavo per te. Quindi allora, ragazzi, vi fa l'appello direttamente Eva Farinella. Quindi ciao. Attenzione, eh? No, perché lei, siccome è più diciamo morbida, più elegante, io magari posso risultare invece regolare. Quindi facciamo sta appello a sti ragazzi. Ragazzi, Allora, ragazzi, è bellissimo festeggiare il compleanno dell'amico, stare tutti insieme, oppure soltanto mangiarci una pizza insieme. Però poi il cartone, buttiamolo, ci sono tanti cassonetti in giro, ci sono tanti cestini, e ci sono, e certe volte pure accanto al posto dove hanno mangiato. Soprattutto buttateli là, la città è vostra, trattatela bene, giusto? Mi vogliamo far arrabbiare, Eva? No. Questa cosa si ferma qua. No, questa la mandiamo anche perché. No, perché sai, anche avere un ragazzo, solo un ragazzo, che in questo momento dice: no, vero, dai, hai ragione. Già abbiamo fatto qualcosa. Abbiamo cambiato il mondo, attenzione. Abbiamo fatto una carezza. Però. Vedi la danza è disciplina. Ecco. Sì, siccome un po' come anche le arti marziali, a me capito di parlare, mi sono. Quello non è perché tu fai le arti marziali, ma c'è un amico mio perché deve andare a dare le sberle ad altri, no? Anzi, è il contrario. È proprio il contrario, perché è disciplina. Controllo. È come. Io dico anche la musica, come la musica è matematica, la musica è quadratura. Anche la danza è matematica. Assolutamente, sì, sì. Assolutamente. Infatti quando uno balla fuori tempo dice: ma chi sta facendo? Cioè, ma che hai? Cioè è normale, tutto, sì, ma tutto. Allora, l'arte in genere è ordinare il disordine. Ecco, se non so se. È vero, no. Anche l'architettura è matematica. Certo. La pittura, la scultura. Poi se si sa dare ordine nel disordine. Disordinare di nuovo l'ordine, allora là ci sono i geni, ci sono quelli che fanno quelle cose così, così particolari, che uno dice: ma sta cosa è incredibile. Cioè, per esempio, nella pittura Picasso, che Picasso, sì. Quando molti vedono Picasso, dice: vabbè, ma questo non sapeva dipingere. Non è vero, perché Picasso inizialmente lui faceva dei quadri, diciamo. Sì, normali. Quello che noi nell'immaginario di Picasso c'è, cioè l'occhio qui, la faccia là, questa cosa è stato un periodo di Picasso. Sì. Lui aveva cominciato come tutti gli altri, col naso al punto giusto, gli occhi al posto punto giusto. Così in tutte le discipline artistiche c'è sempre quello che esce un po' fuori e diventa diciamo il genio, magari anche incompreso, magari che dopo tanti anni uno dice, va a riscoprire quello che era quel genio. Allora, ascolta, adesso andiamo anche in altro. Io ti avevo detto, come dico a tutti gli ospiti, di portare delle foto, giusto? Sì. Delle foto dove raccontano qualcosa di particolare, dove noi facciamo vedere questa foto e tu ci racconterai il perché di questa foto, ok? Allora, c'è una foto con questa ballerina, con questa numerazione, e io l'ho postata su Facebook un giorno perché ho detto che era l'ingegneria della danza. Ed è molto bella, guarda, questa foto, perché è un po' metafisica, un pochettino, sì, è vero? Sì. Poi quest'altra, invece, lei è... Questa foto è stata fatta il giorno della prova generale dell'ultimo saggio di danza che abbiamo fatto al Teatro Margherita,
La ragazzina di spalle è Clara Anzalone, che è stata adesso vincitrice del concorso Sicilia In, che si è tenuto i primi di settembre del 2017, sì. E che ha vinto il primo premio della sua categoria Juniores per la danza classica con il premio Salvini, ha vinto un ciondolo d'oro. Quanti anni ha la? 16 anni. E ha vinto questo premio, che è stato dato a chi ha avuto il massimo dei voti da tutti i giudici, quindi questa sarà la nostra situazione. Altri giudici molto importanti. Sì, e adesso i nomi non li ricordo proprio perché sono. Io mi ricordo tedeschi. Sadoska. Sadoska, sì. Ehi, vedete? Sì, questa è la direttrice dell'Accademia di Svizzera, credo di Berna. Poi c'era la ballerina di della trasmissione, aspetta. Mi ricordo. Ah, come. Sì. Non ci ricordiamo. Peparini. Veronica Peparini, sì, di Maderno. Poi c'è stata anche Carla Fracci, che era la madrina del concorso. Una presenza sì. Importante. E lei è Claretta, che vediamo anche in quest'altra foto di scena, diciamo. Ecco. E poi altre due foto è un'altra mia allieva, vincitrice di tante borse di studio, di tanti concorsi, Ilaria Cutaia, ma non me ne vogliono le altre perché io ne ho avute tante che sono andate oltre, ma mi ha detto di portare 4 fotografie, quindi no, le avevo detto 3, poi c'è qualcuno in più, e infatti effettivamente dice non vorrei che qualcuno gli detto guarda hai ragione, che è giusto. Una sono io, vabbè, quella l'ho portata così. Ma dovevi per forza. E un'altra è una ragazza che fa il contemporaneo da me, si chiama Manuela Cumbo, che prende queste posizioni così strane. Sta più sotto sopra che. Infatti, non sapevo se era messa bene la foto. È messa bene. Abbiamo ancora l'ultima fotografia, anzi ho permesso di portare qualche fotografia. Sì. Mi ha detto che l'ultima è particolare. L'ultima non è una ballerina. No. No, però guarda, è la. Come si può dire? La Charlize Theron de Cannes. È fantastica perché, a parte che io ogni volta che la vedo per strada gli dico ferma, ma non per salutare lei, per spupazzarmi il cane, perché è April. Poi noi siamo grandi amanti degli animali, dei cani. Lei è una Golden Retriever, adesso il 2 ottobre farà 3 anni, dolcissima, meravigliosa, innamorata delle coccole. Lo so, perché io ogni tanto un po' la razza, sono tutti così dolcissimi, lei in maniera proprio particolare, va d'accordo con tutti, umani e cani. Perché attenzione, non esistono cani cattivi, ma esistono cattivi padroni. Bravo. No, perché, allora, attenzione, ora qualcuno dirà sicuramente sì, però ci sono stati questi casi dei bambini che sono stati, avete ragione, lì veramente è una cosa assurda perché io non lascerei mai un bambino vicino a due cani, un cane, assolutissimamente. Io ho fatto crescere pure, i miei figli sono cresciuti proprio con gli animali, io mi ricordo una volta in particolare, avevo un cane che è morto l'anno scorso, aveva 18 anni. Nicola. E mi ricordo una volta mio figlio che l'ho scoperto fuori, che aveva il mottino e faceva un morso lui, un morso il cane. Io gli ho detto no, ma che stai facendo? Vabbè, questo è altruismo. I cani sono fantastici con i bambini e assicuro che i bambini sono cresciuti benissimo, senza nessun problema. Quindi, quello, il fatto quello dei bambini vicino a cani un po' pericolosi effettivamente è da stare attenti. Allora, ma questi cani sono, diciamo, tra virgolette pericolosi perché sono dei molossoidi, mentre un altro tipo di cane, anche se dovesse sbroccare di testa e afferrare un braccino al bambino, vabbè, può fare dei buchetti. I molossoidi sono detti così proprio perché hanno queste mandibole che sono prese micidiali, terribili. E quindi basta niente che riescono a fare il doppio del male rispetto a un altro cane. E poi ci sono delle buone regole da osservare, per esempio mai togliere la ciotola del cibo. Assolutamente. A un cane, anche se ti dico, ho provato con April. Ah vabbè dai. Cioè mi ha guardata così come a dire ma dove te la stai portando? No, io guardo addirittura, io al mio sono arrivato al punto di togliere pure delle cose proprio mentre mangiavo dalla bocca. E non ha mai fatto del male a nessuno, no? Poverino, guarda. Una volta sola, racconto questo aneddoto, cioè dovresti raccontarlo tu un aneddoto, però lo racconto io. No, vai. No, allora una volta io abitavo in campagna e mi ricordo.
c'erano dei muratori, praticamente il cane era chiuso in una specie di... perché mentre stavano lavorando i muratori stava chiuso, uscì da questa specie di recinto ed diede un morso nel sedere del muratore. Sono rimasto colpito perché non era... lo conoscevo bene, cioè già stava con me da tanti anni. E lui ha detto, vabbè, non si preoccupi, magari sa il cane, così. Poi invece ho scoperto, grazie al vicino che aveva visto la scena, che mentre... Dai, i vicini spioni, ci vogliono. No, il vicino poi mi chiamò, mi disse, guardi, lei il cane non ha colpa, perché mentre era chiuso nel recinto, il muratore gli ha dato colpi col bastone. Quindi lui che cosa fece il cane? Allora ha fatto bene. Appena ha avuto la possibilità di uscire, gli diede questo morso, che poi attenzione, un morso, figurati, non gli ha fatto niente. E infatti poi il cane poverino si andò a nascondere, perché forse... Si è vendicato. Si è vendicato. Quindi dico, i cani poi alla fine assomigliano un po' ai padroni, se il padrone è tranquillo, il cane veramente assomiglia poi al padrone. Poi soprattutto io vedo anche, per esempio, d'estate, io so di gente che si è lamentata perché qualcuno metteva le ciotole fuori con l'acqua, a me capita spesso, lo metto, però non si lamenta nessuno, come sono io. E questa è una bella cosa, perché certo. purtroppo ci sono molti randaggi. Finché non si risolve questo problema, quindi vedete quanti problemi ci sono, altro. Il verde, quindi figurati, purtroppo io dico, sono sempre esseri viventi, quindi se gli possiamo dare qualcosetta da mangiare, io certamente metto qualcosina fuori. Ieri per esempio, rientrando, ho visto che c'erano due gatti, ho detto, ma come, c'erano due gatti là che si... Quindi, che si facevano il bagno. Sì, vabbè, anche topi ho visto per strada. Quindi, anche loro devono vivere. Lo so, quindi rispettate gli animali, non abbandonate i cani. Comunque penso che adesso ci sia un po' più di sensibilità da questo punto di vista. Sì. Rispetto a prima, c'è ancora tanto lavoro da fare. Ci sono persone che non capiscono, dicono, vabbè, ma tanto un cane, ma tanto un animale, ma tanto... Ma lì lo posso capire, perché se non c'è l'esperienza vissuta a contatto con un animale, sembra quasi una cosa assurda. Quando anche viene a mancare, sai, c'è sempre quella persona che dice, vabbè, dai, ma sì, era un cane. Com'è che fai così? No, non lo capiscono, è un lutto, è come se andasse una persona della famiglia, uguale. No, non è così, è la stessa cosa quando c'è che muore qualcuno, dice, è morto mio nonno, ma quanti anni aveva? 95 anni. Vabbè, ma tanto! Cioè, ma che vuol dire ma tanto? Cioè, queste cose sono... Poi cose ci sono i rapporti, c'è gente per la quale i nonni sono stati più, certo, dei genitori. Certo. Magari... No, perché loro pensano, vabbè, tanto 95 anni, quando vi accampare? No, non è così, quindi immaginati per i cani, se è peggio, proprio dice, vabbè, tanto un cane, figurati, ne pigli un altro, te ne prendi un altro. Ma non è così, perché poi l'affezione è diversa, c'è una storia troppo difficile da spiegare. Senti, invece saltiamo a un altro genere. Io ti avevo chiesto, come ho chiesto a tutti, attenzione, di due brani musicali particolari, e poi mi spieghi perché hai scelto questi brani, perché solitamente la musica è legata sempre a qualcosa. Quindi allora, primo brano. Allora, anche lì, io devi sapere che io sono una persona, non sono fanatica di nulla, cioè mi spiego, sono molto aperta, sì. Non ho delle preferenze, per esempio c'è gente che ha visto 250.000 volte il concerto di quel cantante. Sì. No, io no. Anche delle canzoni, dei cantanti che mi piacciono tanto, però me ne piacciono tanti, quindi non ho questa... una canzone, vediamo, che dai, mi piace tanto, pur non essendo legata a niente di particolare, però mi piace da morire. Cioè, solo credo di sì, no, dai. mi piace la melodia, mi piace il ritmo di sottofondo, mi piacciono loro, mi piace lui, One degli U2.
Allora, ascolta, vabbè, tu stai parlando di una canzone che è stata votata come una tra le migliori canzoni scritte negli ultimi 100 anni. Hai visto? Non lo sapevo. No. Ma io penso sempre che se esiste una qualcosa di al di sopra di noi, in quel momento gli ha messo la mano sulla testa. Sì. No, è veramente, è una delle canzoni definite tra le migliori canzoni dell'ultimo secolo. Ti giuro che non lo sapevo, però è una canzone che mi fa impazzire, cioè proprio è bellissima, quindi, veramente non è legata a niente. Soltanto è una canzone che a te piace, invece un'altra canzone... Non te lo so dire. Niente, allora lasciamo soltanto... Guarda, non te lo so dire, ce ne sono tante italiane, estere... E tu anche italiana sai? Guarda, io oggi ho pubblicato proprio le parole e la canzone La Notte di Arisa. Ah, sì. Magari a molti non piacerà Arisa, non lo so. Però nel momento in cui mi trovo adesso, così... mi trovo nella mia... In questo momento ti trovi... Sì, ecco. Questa parola, e ho trovato il riscontro, perché molta gente mi ha detto mi piace questa canzone. Sì, è una bella canzone. Guarda, devo dirti, con questo brano, io sono molto critico in queste cose, si è rivalutata molto Arisa, perché è passata da questa immagine... Da fumetto, questa Simba con questa vocina, questa faccina, questi occhiali... Un cantante un po' più serioso. Che a me piaceva, attenzione, anche quella festa e quella festa. In questa canzone molto più profonda, molto... E questo vedi è bello, perché pochi artisti riescono a trasformarsi. Cioè, per esempio, faccio un esempio italiano, per esempio Renato Zero è stato un artista che è iniziato con questa cosa molto ambigua, molto così giocherellona, con questi costumi, che un po' lui si rifaceva a quelli che erano gli spettacoli dei Genesis. Sì. Altro gruppo storico, con questi costumi, Però poi si è rivalutato. E se vogliamo andare più vicini, e poi chiudo questa parentesi che parlo professore. No, è Jovanotti. Veramente. Jovanotti, quando iniziò Jovanotti, noi dicevamo, ma che è sti imbecille? Jovanotti, allora dovete sapere, ragazzi, che ascoltate Jovanotti, ma lo sapete sicuramente. E Jovanotti, a parte quando è iniziato, aveva quella canzone Gimme Five, che era... Cioè, Gimme Five, alright, para. Poi lui ha fatto dei dischi con uno pseudonimo, che era Gino Latino. Perché i dischi facevano... Sì, Gino Latino, perché i dischi facevano così schifo che non mettevano manco Jovanotti. Però Jovanotti è stato in gamba, perché si è ricostruito un'immagine, perché Jovanotti adesso per molti è una sorta, non dico di guru, però sai, è insomma... Per esempio, lui mi piace tanto, mi piace a te. E anche Baciami Ancora, è molto bello. Sì. Devi seguire le parole. E Jovanotti non è un gran cantante. No. Questo perché, ritornando all'inizio, quando dici ci vuole il talento, è il carisma, è questo, perché nonostante tutto Jovanotti vocalmente è chi canta professionalmente mi darà ragione, ma qualcuno dirà ma che dici? No, vocalmente non è un gran cantante, come non lo era neanche Battisti. Ma perché Pino Daniele? Anche Pino Daniele. Una voce particolare, ma Pino Daniele in tutti questi talent che ci sono adesso non avrebbe avuto storia. Allora scusami, allora ne vogliamo dire un altro, proprio lo buttiamo così. Eros Ramazzotti. Io quando l'ho sentito cantare la prima volta ho detto ma questo perché non si soffia il naso prima di cantare? Perché cantava così, ho detto ma scusa, soffia del naso. E poi... anche all'estero. Sì, ma assolutamente. Allora io per esempio quando prima parlavamo della Francia, la vedevo, vabbè, Cocciante non ne parliamo, perché Cocciante in Francia è con il Notre Dame, è stata una cosa incredibile, però là vedevi ancora i ricchi e poveri, sì, cioè, questa musica, e poi tantissimi francesi che tu non li conoscevi, però in Francia hanno successo perché li obbligano, capito? Obbligano i passaggi radiofonici con produzioni locali. Vedi dove sta la furbizia? E allora lì
già con una legge, è una legge questa di qua, automaticamente c'è bisogno di fare produzioni, perché io che ho una radio devo passare su 10 dischi, 7 devono essere produzione italiana. Hai bisogno del materiale, ho bisogno di dischi quindi, nuovi, capito? Produce, certo. Quindi se nessuno produce, voglio dire, e allora che cosa facciamo? Passiamo sempre la stessa musica, capito? Come so dire, è sempre la stessa musica praticamente. Lì parliamo di evoluzioni, cioè quelle che vanno oltre. In Italia siamo troppo esterofili, ma da sempre è stato così, sì, come sì. Diceva anche, ritornando sempre alla musica, come diceva Toto Cutugno, con troppa America nei manifesti. È vero, perché noi siamo stati sempre appassionati, noi abbiamo copiato. Però sono bravi. Ma perché ci sono gli italiani in America, attenzione. Noi abbiamo avuto Little Tony, che era il clone di Elvis. È vero. Lui... anche un po' bisogno. Ma anche per esempio, anche Adriano Celentano ha copiato molto l'America, non solo. Lui un po' imitava anche Jerry Lewis. Noi forse abbiamo fatto scuola solo esclusivamente nella moda, ma se poi per molte cose abbiamo preso molto da quello che era il mercato americano soprattutto. Allora, io ti avevo chiesto pure un oggetto, non so se hai portato l'oggetto. No. Hai compensato con le foto tu? Ho portato tanti oggetti. Le foto. Allora, diciamo che come oggetto, anche se non è un oggetto, cioè abbiamo fatto praticamente. Facciamo finta che era il cane, va bene. Okay. Che non è un oggetto, attenzione. No. Facciamo finta che l'hai portato. Però era bello, questo lo mettiamo dietro. Ma lei sarebbe stata lì, sì, tranquilla. Sì, tranquilla, dietro. Senza vedi, muoversi. Se c'è un'altra occasione, ti posso dire che... alla prossima puntata. La faremo mettere proprio dietro, tranquillamente. Niente, io guarda, devo dire, intanto ricordiamo che abbiamo anche la pagina su Facebook, Pedipedi, perché oltre chiaramente andare in onda sulla nostra CFN, sul canale 298, poi lo troverete anche su YouTube, se chi lo vuole rivedere, su Facebook. Ma no, non è così, perché guarda, allora ti spiego. L'anno scorso Pedipedi faceva vedere i luoghi. Quest'anno abbiamo pensato, ma perché non conoscere i personaggi? Gente che a Caltanissetta si muove, gente che fa qualcosa anche un po' di diverso, che lo fa con passione, che lo fa e scoprire un po' che cosa piace, che cosa, com'è nata la passione. Quindi non è vero, non è da, anche perché è una chiacchierata. È piacevolissima, ecco. Ma dimmi un po'. Dimmi. 52 minuti. Guarda, ti posso dire, guarda. No, 52 minuti, abbiamo fatto 3 volte il giro di Caltanissetta. Allora, tu considera, sì, tu considera, ma non è normale. No, io tra l'altro. Guarda quanto verde c'è. Guardate, ecco. Ma lo vedo? Certo, lo vedo. Noi abbiamo anche la cam fuori. E questo ci... è un... niente, pochissimo. Lo vedi, il problema è questo, è far capire anche, vedi per esempio qua tutte queste aiuole, vedi che sono anche abbandonate. Io non so se questi siano condominiali qua. Comunque, attenzione, poi c'è anche l'educazione del cittadino, perché sistemare un'aiuola ci vuole il cittadino che sia un po' più attento. Quindi facciamo. Ma poi, dico, ci sono dei palazzi molto grandi, con tanti condomini. Questo è proprio. Questa è una giungla, sì. Praticamente è una giungla. Ecco. Fortunatamente non ci sono materassi buttati qua, siamo passati da una zona zona di riposo, non è zona. No, io veramente l'altra volta sono passato qua, c'era di tutto, c'erano materassi, c'era eccetera eccetera. Guarda quanto verde, ecco, guarda. Questo fa parte credo di questo condominio, di questi palazzi. Sì, questo è condominiale, ma gli alberi chiaramente non è che danno l'ossigeno solo ai condomini, danno l'ossigeno a tutti. Bene. Che una volta c'è stata una battuta bellissima di uno che diceva: gli alberi dovrebbero capire che non è giusto dare l'ossigeno a tutti, cioè, ed è vero questa cosa purtroppo. Tu
vai sì, da sì, qui, sì. C'è questa scuola. Vediamo, non facciamo propaganda. No, bella scuola. Io credo che dire. Questo preside ci tenga tantissimo. Sì, perché sì, tutte sì, le volte che passo da questa scuola vedo questo bellissimo giardino. Allora, ti posso dire la verità, tu prima parlavi di verde, io adesso ci sto facendo più attenzione. Hai visto? No, ma guarda, guarda, sì, guarda, sì, sì, è guarda vero. Com'è bella e sono tutte scuola. Curate, guardate, vedete, sono tutte curate le aiole. È perché vedi, è sempre quello il discorso, perché devi avere la passione, devi capire anche che queste cose si curano. Io penso che un ragazzino che entra in un luogo del genere, certo, magari non ci fa caso, perché un ragazzino di 11 anni non fa caso al giardino, però penso che involontariamente venga educato a questo. Sì, sì, no, poi secondo me proprio... E va a scuola più volentieri, certo, forse. Ma forse. Andare a scuola volentieri, attenzione, già è... difficilissimo, però voglio dire, questo può anche è verde, ancora verde, niente, bisogna farci caso, perché quando una cosa le dice, poi tu le guardi e ti rendi conto. Io una volta ho fatto una sciocchezza così sui materassi a Caltanissetta, una specie di cosa un po' comica, diciamo, che questi materassi li buttano, addirittura abbiamo scoperto, abbiamo fatto interviste, che li buttano gli UFO forse, e molta gente poi mi mandava i messaggi, ma lo sai che da quando hai fatto questa cosa ci ho fatto caso, vero, ci sono un sacco di materassi, ed è vero, vedi, per esempio adesso che tu hai detto questa cosa, io osservo. Che o serve ed è vero, c'è tanta lì c'è un area sgambettamento per i pelosetti, per, ecco. Per i cani qui, e questa l'ha fatta il comune. Sì, sì. Dunque, ti devo dire che anzi non voglio, mi pare un poco curato, mi pare. Ma vedi, c'è una bella area pure che potrebbero ma credo fare. Questo è privato. Vincolo. Sì, questo io penso che sia privato. Sotto vincolo, sì, sì. Perché non so, hanno trovato sotto qualcosa, sotto il vincolo delle belle arti. Ma c'è qualcosa sotto? Ma io non lo sapevo. A quanto pare sì. Sì, a quanto pare. Io sono convinto che ci sono zone che bisognerebbe veramente cercare, che qualcosa c'è sicuramente, come adesso. Allora, io penso una cosa, ok, hanno trovato qualcosa sotto, sicuramente non si può costruire nulla. Però quando sopra, bravo. Un giardino, qualcosa. Avevano pensato di fare un'altra area sgambettamento dei cani, ma non è finita così. Hanno fatto l'inaugurazione e poi non se ne è saputo più nulla. È un peccato perché sono aree, tra l'altro. Allora, qua per esempio a Caltanissetta il problema, vabbè, ce ne sono tanti problemi, però voglio dire, per esempio anche il parcheggio, le zone verdi, a me l'altra volta è capitato che si parlava con un amico che volevano fare un video promo, e in questo video promo che mi ha fatto vedere, diceva, mi piacerebbe fare una cosa del genere, si vedeva questa ragazza che andava a parlare con i ragazzi che erano tutti sdraiati in un parco. Io ho guardato, ho sorriso, ho detto, senti, è veramente bella questa idea. Il problema è che è bello perché questi ragazzi sono al parco, sdraiati a terra con le coperte, capito, quelli che mangiavano là, quelli... ma qua dove vai? Dov'è questo verde? Non solo, io ti posso assicurare che non c'è manco la mentalità di buttarsi a terra nel verde, cosa che io ho visto anche in Francia, sai, ci sono i parchi dove si mettono scalzi a terra, sì, sì, ragazzi. In America, fortuna. Sì, sì, qua non abbiamo ancora questa mentalità. Qua per esempio questa zona verde spesso qua brucia, sì, io questo l'ho notato. Perché è verde sopra, ma giù è piena di sterpaglia. Questo prende fuoco, sì, ogni anno c'è sempre puntualmente l'incendio e c'è sempre puntualmente la persona che scrive su Facebook. Anche quest'anno ha preso fuoco, e quindi è una specie di tradizione, una specie di fallo di estivo. Sì, sì. No, vedete, ma veramente, guarda, quanto verde c'è. Guarda, è vero. Oggi Eva ci ha fatto scoprire il verde a Caltanissetta. C'è una danzatrice che ci fa scoprire il verde a Caltanissetta. Vabbè, sai, una persona che balla o insegna danza c'ha il gusto del bello. Certo. E queste cose sono bello. Poi forse anche mio padre un po' mi ha questa cosa del verde. Guarda, anche vedi tutte le colline che ci sono. Dovremmo avere un po' più di cura, secondo me. Cura e rispetto. Il discorso vedi, è sempre quello. Quando io ho detto, forse noi nisseni non abbiamo molto senso di appartenenza alla città. Cioè siamo un pochettino. Allora, siamo quelli. Ora voi a casa ditemi se non è così. Siamo quelli che qua. Mi ci metto pure io, diciamo, ma Caltanissetta, qua è brutta, qua è Caltanissetta, quando andiamo fuori però è qualcuno... Apprezziamo le cose degli altri, no, le cose belle degli altri. Però appena parlano male di Caltanissetta, ma Caltanissetta, andiamo là.
noi, capito? Poi escono quelle cose noi abbiamo che magari mentre sei qua neanche lo vai, sì. Guarda. Cioè veramente, fateci caso. Poi guarda, caso. Basta curarlo un poco, guardali che bello. Sì. Un poco di praticello. Ecco, perché comunque sempre ricordiamo, è vero, qualcuno dirà, vabbè, ma questo deve essere l'amministrazione, devono essere, sì. È vero, deve essere, assolutissimamente, l'amministrazione ha il dovere di curare questi spazi verdi. Però noi abbiamo il dovere anche di essere rispettosi per questo di qua. E di mantenerlo. Quindi evitiamo di sporcare, di buttare, di posteggiare. Io vedo gente veramente nel... C'era una villetta qua dietro che spesso e volentieri, che adesso vediamo se riesco a passarci, vedevo, si lamentavano di questa villetta che non era, diciamo, curata, però puntualmente io vedevo le macchine posteggiate dentro questa villetta. Sicuramente erano gli abitanti, perché io non vado a posteggiare in un posto dove non vivo, quindi lo vedi, sì, cioè, si lamentavano della villetta che era, diciamo così, abbandonato, ma nel frattempo gli posteggiavano le macchine, quindi è un controsenso. Quindi cerchiamo un pochettino tutti veramente di essere un poco più civili, un pochettino, poco, no? Da questo messaggio. Va bene, senti, allora, vedi che, vediamo che dice Pallino dice, vedi, abbiamo gli ultimi due minuti. Hai visto? Tu ti preoccupavi, mi hai detto. Possiamo fare un altro giro della città? No, abbiamo fatto anche qualche altro giro, sì. Un pochettino diverso. No, tu mi dicevi prima, ti ricordi quando... No, ma 50 minuti, ma di che cosa dobbiamo parlare? No, va bene, il tempo se n'è andato, ma anche grazie a te. No, vabbè, è una chiacchierata questa qua, dove noi scopriamo, vedete, verde, ma veramente tutto sto verde abbiamo? Non sì, ci posso credere. Sì, hai visto? No, c'è qualcosa che non va, ma vabbè. No, ti dico... Ma anche sui terrazzi. Vabbè, quelle terrazzi, voglio dire. Però veramente, se ci dai un occhio, ti rendi conto che effettivamente lo guardi con un occhio diverso, c'è il verde. Ma vabbè. No, la nostra è una chiacchierata che deve essere questa, deve far conoscere personaggi che io... Attenzione, a cui io sono anche legato, a cui io... Ho piacere, capito? Perché infatti quando fu che ti ho detto, ah, sai, stiamo facendo questa trasmissione, no, io che devo dire? No, ma è proprio questo, ecco, ha suonato, ecco. La torta è pronta. Il forno si è spento. No, perché allora ti spiego, siccome l'altra volta abbiamo fatto la puntata, però l'ho fatto senza il timer, mi sono reso conto poi che siamo andati oltre. Siccome la chiacchierata è stata così piacevole, come è stata la nostra, attenzione, però non mi sono sentito di togliere niente. Allora, siccome dobbiamo rientrare nei tempi, ho detto, guarda, stavolta io mi porto proprio il timer, proprio quello della cucina, proprio vergognosamente poco. Appunto, professionale. Dico, la torta è pronta. No, dice, ma poi non puoi mettere il telefonino. No, mi è piaciuta anche sta cosa. No, infatti, invece è simpatico. Infatti dico, ecco, amici, diamo un nome a questo personaggio, tanto la pagina su Facebook, adesso l'impressione la vedete, vediamo, diamogli un nome, perché io lo porterò sempre, questo personaggio. Quindi, che devo dirti? Allora, io ti sto riaccompagnando dove... Sì, sei benissimo. Stata puntualissima. Benissimo. Puntualissima. No, quasi non sono una donna. Puntualissima. No, ma infatti ti dico la verità. Io l'avevo detto prima, ho detto, siccome è una donna, ma siccome le donne sappiamo che non è che sono tanto puntuali, può essere che forse dobbiamo aspettare. E invece no. Quindi, vedi, la danza è disciplina. E lei è molto disciplinata. Allora, non sono sempre così puntuale. Vabbè, no. La troppa puntualità poi è da serial killer. No, questo no. Quindi... voglio dire, noi ti ringraziamo intanto di essere stata nostra ospite. Allora, io mi metto qua così non blocchiamo il traffico. Tanti auguri, ecco, per questa qua. Simpaticissima, grazie. Trasmissione. Che devo dirti? Allora, viva la danza! Sì, speriamo, okay. Bene. No, speriamo io penso bene. Che sia viva la danza, e che devo dirti? Grazie. Grazie da parte dei nostri telespettatori. Dove vuoi? Anche qua. Ecco. Ciao! Quindi ciao. Aspetta un attimino, che vedete che bello. Tutti ora stanno scendendo. No, è bella, la trasmissione è bella così, perché noi siamo vivi, capito? Siamo vivi come...
come è giusto il che il tempo è stato clemente, sì. Ha piovuto. Io ero preoccupato perché ho visto stamattina un po' di brutto tempo, ho detto se piove forte sicuramente restiamo a casa, invece è andata bene. Io ti ringrazio. Ciao, grazie, viva la danza, grazie, viva l'arte. Io vado a fare un altro giro pedi e ok, e prendi qualcun altro a bordo. No, per oggi no, per oggi ciao. Va bene così. Ciao, grazie. No, grazie a te. Ciao. Ok. E anche quest'oggi abbiamo avuto i nostri ospiti. Un ospite particolare, abbiamo avuto una donna artista che si occupa di danza. Abbiamo scoperto che qui piace molto il verde, ma chi non piace? E tante altre piccole cose che con pedi scopriamo. Quindi non mi resta che augurarvi buona continuazione con i nostri programmi.